Eccoci qua, finalmente è arrivato appena appena Alba Fica. Eccolo qua. Troppo bello. Andiamo subito a farci ora le 40 pull giornaliere. E vabbè, bellissimo, già ne abbiamo parlato abbastanza del suo aspetto. Veramente, veramente bello. Ma ne parleremo meglio poi quando lo pullerò. Troverò. Hanno cambiato tutte le icone? Tutte uguali? Complimenti, davvero? Si capisce un cazzo? Cioè, hanno messo la stessa icona ovunque, ma sono pazzi. Ok, vabbè. Comunque, primo giorno di pull. Godiamoci la scenetta. E parte. La qualità del modello dell'armatura è incredibile. Cioè, si vedono proprio tutte le scaglie in rilievo nel petto, veramente fatta molto bene. E allora, iniziamo con 40 al giorno, il gatto non lo avremo, il drop rate, visto che è aumentato, vediamo se mi ricordo da dove si vede. Già ne ho parlato sulla mia pagina Facebook, ma è giusto dare un'occhiatina prima di iniziare a pullare perché è la prima pullata che viene fatta con questo drop rate aumentato. Tra l'altro io, vediamo se carica. Ok, eccomi qua. Avevo provato a cliccare per vedere l'immagine con le percentuali di drop rate aumentate, ma mi è scoppiato l'emulatore, si è bloccato tutto, ho dovuto riavviare, quindi non lo apro più. Comunque, voi che potete, apritelo. Adesso la percentuale degli S è aumentata da 2,7 a 3,5. Stranamente non l'ho letto da nessuna parte, non ho visto commentata questa cosa. Però comunque, andandomi a fare i calcoli, alla fine non dovrebbe essere cambiato molto rispetto a prima, perché era un 2,7. Mettiamo caso un poco tempo fa, prima che aggiungessero, hanno aggiunto adesso alcuni personaggi speciali, credo Underwoshun, Shion con la supplice, cose che prima non c'erano, quindi di botto hanno aggiunto un po' di personaggi. Quindi facciamo il caso 2.7 come era prima per circa 45 personaggi poco tempo fa. La percentuale alla fine, suddivisa su tutti gli S e raddoppiata per il banner, veniva a 0,12% approssimativamente. Ok, ora l'hanno aumentata da 2,7 a 3,5, che sembra un casino. Però i personaggi sono aumentati tanto, sia Alba Fica che nuovo. Ultimamente sono usciti di botto due personaggi a distanza ravvicinata, Camus e Gestalt, e appunto quei personaggi che hanno aggiunto di botto. Quindi diciamo che siamo passati da un 45 a un 50 personaggi S, approssimativo sempre, personaggio più, personaggio meno. Quindi comunque la percentuale, facendo la divisione tra 50 cavalieri e raddoppiata per i banner, da 0,12 più o meno che era prima è 0,14. Quindi morale della favola, non mi aspetto a questo punto un grande cambiamento nell'uscita degli S. Diciamo che hanno aggiornato per mantenere comunque, per mantenerci comunque morti di fame, ecco, non cambia molto. E allora andiamo a fare le 40 di oggi. Ed infatti, comunque, la penuria. Che schifo, però. Aspettare un mese per tirare le gemme e poi avere chi vabbè. Niente, mi lamento sempre, quindi. Certe volte proprio non dà veramente soddisfazione. Speriamo almeno nelle shard. Almeno sbrigarci nel completarlo. E nemmeno un S, favoloso. Wow, grandissimi, e nemmeno una shard, grazie. Nebula Shun,
Va bene, e ci vediamo tra poco. Allora, giorno 2 in questo emulatore che sto provando oggi. Ah, ok, non spuntavano le costellazioni. Andiamo su Dragone, così. Andiamo su Dragone. Le shard per ora sono molto poche. Speriamo che si aggiusti oggi un pochino, perché 10 shard in 40 pool. Insomma, un po' al limite, un po' al limite. Oh, non mi serve però. Gli S sono sempre ben accetti, qualsiasi. E allora. Oddio, qualsiasi. Insomma. Ottimo. Ecco, lui è uno degli S più graditi perché devo ancora alzare la terza skill. L'ho fatto 1-5-1-5 che l'ho recuperato da poco tempo. Era un personaggio che mi è sempre mancato. L'ho fatto subito 1-5-1-5, poi ho iniziato ad alzare la terza. E lo ripeto perché qualcuno ogni tanto me lo chiede. La terza l'ho portata a 3. Quindi adesso vediamo, facciamo la conta. Tecnicamente andrebbe 1-5-5-5. E ne abbiamo fatte 20. Ok. Niente shard, aia. Oh, 4 shard, perfetto, almeno questo, siamo a 16. Va bene, ci vediamo tra poco. Ah, terzo giorno di pool. Andiamo su Thanatos. Le shard stanno uscendo veramente in maniera ridicola. Ridicola e riduttivo, veramente. Ma un po' a tutti sembra, delle pullate che ho visto, dei compagni della mia legione. Cioè, si stanno lamentando un po' tutti. Quindi pensavo fosse una sfiga mia. Ma non so. Una. Vediamo un po'. Certo che 20 shard su 80, anzi 90 pullate ora, effettivamente sono un po' pochine. C'è già chi l'ha shardato intorno alle 500. Ok. Intorno alle 500 pullate, veramente tanto. Oh, Golem, va bene. 4 shard, perfetto. Forse questa la media. 178, quindi domani prendiamo il garantito. Quindi abbiamo trovato oggi un S, 2S, ok, 1000, vabbè. Ok, dai, le shard sono andate un po' meglio. 28 più quelle del rebate, va bene. A tra poco. Ok, quarto giorno, però la sfiga è mediocre. Togliamo un po' di spazzatura, vediamo se esce qualche A. Uno, Jun. Dai, dai, almeno 2A. Niente. Dai, mi accontento di uno allora. Non usciranno mai 2A, mi sa, qua. Uno, ok. No! Porca miseria, vabbè. Andiamo direttamente su pesci. Le shard per il momento non sono state generose. Almeno non ho fatto effettivamente i conti precisi. Però
Mi sembrano un po' sotto la media, credo. Vediamo i 40 di oggi. Con le 40 di oggi siamo a... eravamo a 120, quindi 160 con le 40 di oggi. Quindi diciamo ancora... Due shard, perfetto. Ancora siamo... sulla barca, non siamo affondati. Oggi c'è il garantito pure. Quindi sarà il solito... S inutile. Mi potrebbe servire... 4, ok, ottimo. Questa sarebbe la giornata da continuare. Un S che mi serve. Boh, Orfeo per finire l'ultima skill a 5. Che ce l'ho per ora ancora a 4. Vediamo cosa mi dà. Minosse. Minosse mi sta bene pure. Doko, perfetto. Non mi serve. Però le... Oh, le shard stanno uscendo. Le shard stanno uscendo ora. Cioè, quasi quasi continuerei un altro po' a pullare. E fa, ne facciamo atti 40. Vediamo se escono di nuovo shard. Oggi faccio doppio giro, dai. 3, dai, dobbiamo approfittare di questa ondata. Facciamo un'altra 40. Due shard, forse abbiamo fatto bene a cavalcare un attimo. Se ne escono zero mi fermo. O no, vediamo. Sono 10, quindi con queste sono altre 20. Golem va bene, due shard. Con queste sono 30 delle seconde. E 40. Ma ne sono usciti esse. 4 shard. Cavolo, stanno uscendo le shard. Stanno uscendo le shard. Fermarsi o non fermarsi? Fermarsi, c'è carenza di gemme. A tra poco. Ok, siamo a 200 gemme. Andiamo sul Sagittario, costellazione di Kurumada. Vediamo se ci porta fortuna. Sono mezzo addormentato. Oggi non riesco proprio a ripigliarmi, servirebbe proprio un bel pesce. Mi sa che non lo troveremo. Mi sa che andrà shardato 8.000 gemme. Non ne vuole di uscire completamente. Ma nemmeno S. Alla faccia dell'aumento del drop rate, alla faccia. Pronto? Quindi siamo a 240. 240 gemme, 70. Quindi abbiamo superato la metà. Va bene. Oggi è domenica, quindi lunedì. Lunedì e martedì si va all in. A tra poco. E allora, siamo a lunedì. Oggi si va all in perché mi sono un po' rotto.
rinuncio praticamente alle 7 gemme di ricompensa saltando martedì. Però ho un giorno in più in caso per fare l'amicizia. Quindi andiamo definitivamente sul pesce qua. Non riesco a illuminarlo. Allora, siamo a 240 gemme. Vediamo un po'. Tengo un attimo il conto. Qui, 10. Io non lo skillerò, ormai dovrei aver deciso. Oh, questa è la prima volta che trovo Hypnos nel gioco. Ne ho uno che ho shardato dopo un tempo incredibile, quindi non l'ho mai utilizzato, non ho mai avuto un Hypnos. Bello. Quindi l'unico che ho, quello shardato, ce l'ho 1-1-1-1. E adesso sta arrivando il suo repair che sembrava fortissimo, anzi era fortissimo all'inizio quando l'hanno annunciato. Per fortuna poi lo hanno un po' ridimensionato e quindi vediamo. Comunque sempre forte sarà. Per fortuna però l'hanno ridimensionato per quelli come me che non ce l'hanno. Un Hypnos, già la giornata è pagata. Un S. Addirittura 4 shard. Quindi oggi è la giornata giusta. Stanno uscendo le shard di nuovo come ieri. Va bene, Shun. Mi serve perché non ce l'ho proprio skillato al massimo. Quindi un piccolo aiutino ci sta. Anche perché potrebbe ormai uscire il suo repair da un momento all'altro, visto che è uscito Sirio, è uscito Seiya, è uscito Ikki, quindi praticamente restano lui e Hyoga, ma Hyoga è più nuovo, quindi non ha bisogno per ora di tutto questo repair Hyoga, anche perché è già forte, è meta, si usa, si è sempre usato. Ad alti e bassi, ora ultimamente si usa, tra l'altro anche con il ritorno con Camus Divino. Quindi non avrebbe particolarmente bisogno, mentre Shun sì, perché si preferisce sempre Shion per il momento. Io nel frattempo ho saltato ovviamente di contarmi. Vabbè. Mi regolo con queste che non devo scendere sotto le 5,50, quindi altre 100 ce le abbiamo per oggi. E poi si vede. 91. Vabbè, ce la dovremmo fare a restare sopra le 5,50 per il gatto, ce la dovremmo fare. Tre shard, siamo a 94, arriviamo a 100 e poi facciamo una raccolta del rebate, vediamo un po' cosa ci torna indietro di shard. Dai, cacchio. Ogni volta appena si arriva quasi. Già me le dice, non devo guardare. Già mi ha detto che me ne ha data una. Te le dice proprio appena clicchi. E meno male, anzi, che ho tolto il tabellone delle notizie qua sopra. Dragone del mare. Meno male che ho tolto quelle qua sopra, se no ti dice subito: congratulazioni, hai trovato Alba Figa. Tiriamo le ultime, facciamo 600 e raccogliamo un po' di shard, vediamo a quanto siamo arrivati. Certo, trovarlo ora sarebbe favoloso. Golem. Esatto, alla fine sono proprio tiratissimi. Allora, 3, 10, 40, 300 le abbiamo tirate.
nemmeno una shard qua mi danno. Siamo a 3,70 per ora. 3,70 è ancora buono. 3,70 è ottimo. Camus l'ho fatto a 3,80. Quindi vediamo se arriviamo a 4,50. Entro le 4,50. Siamo al 99, ce ne mancano proprio 21. E allora, 3,80. Quindi il prossimo step è 4,50. Wow. Ade mi serve. Anche se mi quello mi serve di più. No, condividi no. Ok. Anche se ah, c'era pure lui. Anche se quello che mi serve più di tutti è Poseidone, perché Poseidone ho fatto il repair. E ce l'ho quasi decente. Ce l'ho proprio un gradino in meno. Sette shard? Sette shard? Non sapevo esistessero sette shard. Non me le ricordavo almeno. Deve compensare con col tiro dopo. Ne da 7. Mamma mia, cavalieri neri, raga, non la 2 shard. Non li posso vedere più i cavalieri neri, veramente. 4 e 10. Siamo proprio al limite da tutti i lati. Sette shard ci mancano. Dai, che ce l'abbiamo fatta. 4 e 20. Tre shard. 4 e 30. Quindi niente, ormai ci conviene fare i 4,50 e prendere comunque l'ultimo step. Sì, anche perché. Quindi 4,40. Quindi facciamo questa e la prossima. Anche perché ce ne manca sempre una, maledetti. E siamo a 5,30. Vabbè, li recuperiamo con i diamanti. Anzi, questa dovrebbe essere con. Mamma mia, che schifo. Ok, 2 shard in più. Vediamo un po'. 4,50 precisi. No, 4,60 ne ho tirate 10 in più. Alla fine mi sono confuso. Va bene, 15 le abbiamo recuperate subito. Ok. E ci possiamo, mi sa, fermare qua. Quante gemme abbiamo? 4,47. Perfetto, proprio al limite. 4,47 va benissimo. Andiamo a prendere il nostro Alba Fica. Anzi, prima prendiamo questo. Ok. No, ho sbagliato, volevo cliccare qua, me l'ero fatta apposta, ho sbagliato, vabbè. Ok. Vediamo dov'è. Che figo, porca miseria. Che peccato non skillarlo, veramente. Che peccato. Va bene. Allora, qua c'è Alba Fica. Ci vediamo al prossimo video dove vediamo di sistemarlo un pochettino, qualche suggerimento per i cosmi, team, ne parliamo proprio 10 minuti, anche che già penso si sia detto tutto. Ci vediamo alla prossima.